In questo numero, tanti anni fa, moriva il professor Vincenzo Di Giosaffatte, una figura preziosa e storica per l'Istituto d'Arte di Castelli, ma per la cultura in generale. In sua memoria è stato indetto un concorso di design ceramico. Al nostro settimanale, il ricordo del cognato Pio Verdone e del figlio Marco Di Giosaffatte. Numerosi gli appuntamenti anche quest'anno per il Ferragosto ad Atri, organizzate dall'Associazione Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale, dall'arrivo della fiaccola della perdonanza, l'apertura della Porta Santa, corteo storico e sfilata dei carri. L'Italia che verrà, quale futuro? Su questo tema si è confrontato ad Atri il noto giornalista Marcello Veneziani. Viviamo in tempi difficili a causa di questa forte crisi economica che continua ad investire tutti i settori, ma per fortuna è proprio il caso di dire così, la voglia di fare cultura non manca mai. Siamo a Castelli, piccolo borgo del Teramano, famoso in tutto il mondo per la lavorazione della ceramica. A Castelli vengono organizzate tante iniziative in campo culturale e non solo. Sono tanti poi i personaggi che hanno fatto la storia di questo meraviglioso borgo. Uno di questi è stato sicuramente il professor Vincenzo Di Giosaffatte, che per 25 anni ha diretto l'Istituto Statale d'Arte per la Ceramica Grue di Castelli, sviluppando un proficuo rapporto con il territorio locale, regionale, nazionale e mondiale, che gli ha consentito di realizzare un museo internazionale dell'arte ceramica contemporanea, rafforzando il prestigio della scuola castellana. Attivo poi nella scultura e nel design, ha contribuito decisamente a portare la ceramica castellana nell'arte tot court. Le sue opere sono presenti in vari musei in Italia e all'estero, ha partecipato anche a numerose qualificate mostre e ha vinto numerosi concorsi d'arte. Per ricordarlo e rendere omaggio al professore, la Di Giosaffatte Art, che continua il suo impegno in campo artistico e culturale, ha indetto un concorso riservato agli studenti dei licei artistici e delle scuole superiori di design, con l'intento di sostenere le attività didattiche finalizzate all'acquisizione di abilità e competenze nel campo ceramico e nel frattempo favorire la ricerca di schemi nuovi e originali di produzioni artistiche attuabili. Ci spiega in che cosa consiste questa bella iniziativa il figlio del compianto professor Vincenzo, Marco Di Giosaffatte. Questo l'abbiamo lanciato proprio quest'anno, questo tipo di concorso a cui tenevamo molto, perché proprio per ricordare mio padre, che è stato un dirigente di scolastico, anche professore, e quindi lui ha sempre avuto molto a cuore questo rapporto con le scuole, con la scuola, a cui ha lavorato molto, ha dato molto, e quindi ci sembrava la maniera più, diciamo, più giusta per creare un po' una memoria su queste volontà, e una maggior ragione perché, essendo anche lui poi artista, ha creato anche delle opere, molte volte anche opere di design, quindi noi abbiamo pensato di agganciarsi poi al mondo della scuola, degli istituti d'arte, ex istituti d'arte, perché purtroppo oggi con la riforma cosiddetta Gelmini sono sorti diverse problematiche proprio negli istituti d'arte, che adesso si chiamano licei artistici. Quindi noi abbiamo lanciato questa idea di un oggetto da inserire nell'architettura, un oggetto ceramico chiaramente, quindi da qui il discorso del concorso nazionale di design ceramico, che è intitolato a Vincenzo Di Giosaffatte. E, diciamo, abbiamo avuto con piacere e con sorpresa una risposta più che positiva da parte delle scuole, che le quali hanno aderito di buon grado, anche con lavori diciamo di buon livello, che poi potete anche vedere qui oggi sono esposti, facciamo la premiazione e quindi diciamo come prima edizione
siamo stati più che soddisfatti, ecco, di questo. In particolare il concorso a cadenza biennale mira a stimolare nei giovani anche l'espressività creativa nell'ambito del design ceramico, offrendo l'opportunità di sperimentare percorsi progettuali pluridisciplinari finalizzati all'arricchimento della propria personalità. Insomma, poi ha creato la raccolta internazionale di ceramica moderna, che poi è stato regionalizzato, è una raccolta che contiene oltre 500 pezzi di artisti di tutto il mondo, quindi è un'opportunità sensazionale anche dal punto di vista didattico degli studenti dell'Istituto d'Arte, che possono vivere, diciamo, un mondo altrimenti sconosciuto, cioè se non sui libri e su internet, però là possono toccare con mano proprio la materia di queste opere, quindi avere un raffronto internazionale. Per questo a ciascun concorrente è stata chiesta l'elaborazione di un progetto e del suo prototipo relativo ad un elemento ceramico decorativo funzionale per l'architettura esterna ed interna. La figura del professor Vincenzo Di Giosafatte è ancora molto stimata a Castelli, perché lui si è sempre adoperato per aiutare i giovani ad entrare nel mondo dell'arte e della cultura. Ancora un ricordo del professore nelle parole del cognato Pio Verdone. Questo è un concorso molto importante perché ricostruisce un po' la storia, la storica figura del professor Vincenzo Di Giosafatte, che tanto ha lavorato per Castelli e per l'Istituto d'Arte. Sì, quello senz'altro, e anche perché va nel segno, nella continuità di quello che era il suo spirito profuso in tanti anni qui presso l'Istituto d'Arte di Castelli, che era indirizzato alla ricerca, e ricerca intesa come espressione libera dell'artista, ma anche intesa e indirizzata a quella che poteva diventare, come dire, una sorta di conclusione anche in termini produttivi, cioè di avvicinare un po' questa ricerca alle esigenze delle aziende e far trovare loro nuovi sbocchi, nuovi stimoli per uscire anche un po' fuori da quella che è un po' la tradizione su cui Castelli fonda un po' la sua storia. Quindi era, come dire, una tentativo continuo, anche molto impegnato da parte sua, di aprire porte e sbocchi nuovi anche per i produttori locali, non solo locali, insomma, quindi anche perché, diciamo, la sua opera era indirizzata anche e si muoveva al di fuori dei confini regionali, insomma, quindi. E proprio presso la sede della Di Giosafatte Arte a Castelli, alla presenza di personalità istituzionali, sono stati consegnati riconoscimenti ai vincitori di questo concorso. Primo classificato è risultato Federico Branchetti del Liceo Artistico Chierici di Reggio Emilia, al secondo posto invece Cinzia Carantoni del Liceo Ballardini di Faenza. Non sono mancate poi menzioni speciali e targhe. Una targa particolare è stata consegnata alla signora Maddalena Verdone, moglie del compianto professor Vincenzo, per lo straordinario impegno nel realizzare questo concorso e nel portare avanti tante altre iniziative. C'è un ricordo ancora che lo lega al professor Vincenzo Di Giosafatte? Beh, innanzitutto ci tengo a dire, essendo mio cognato, quindi il ricordo sicuramente affettivo di una persona che si spendeva in tutti i modi proprio perché era legatissimo e appassionato di quella che era la funzione di questa scuola, che è anche atipica sotto alcuni profili, perché è una scuola importante che è, come dire, è ubicata in un piccolo paese, quindi anche la materia prima, gli scolari, gli studenti e chi deve frequentarla vanno ricercati al di fuori di Castelli, e lui in questo si è prodigato molto, avviando anche dei tour promozionali nelle scuole medie della provincia, cercando anche di favorire la presenza di studenti, facendo avere loro anche dei bonus, degli incentivi anche economici, vista anche la difficoltà di arrivare logisticamente a Castelli.
e quindi ricordo sicuramente di una persona che personato un po' un ruolo fondamentale, soprattutto nel cercare di mantenere in piedi una struttura che non è facile da tenere in piedi, insomma. Lui, fino a quando è stato vivo, ci è riuscito, insomma. Un concorso, quindi, che ha festeggiato il suo primo anno di attività. Tra pochi mesi, esattamente l'8 dicembre, sarà celebrato il 7° anniversario della scomparsa del professor Vincenzo Di Giosaffatte. Ancora oggi quindi c'è un ricordo che non si spegne mai, e questo concorso è stato anche uno stimolo per i tanti giovani a saper guardare avanti nel proprio futuro e non arrendersi mai, anche se in un mondo dove tutto diventa più difficile, segnato da mille problemi e da tante incertezze, ma alla fine, come dire, è proprio la voglia di continuare a fare cultura che vince su tutto. Sono numerosi gli appuntamenti legati alle antiche tradizioni atriane organizzate dalla locale associazione Pro Loco Atria in collaborazione con l'amministrazione comunale per il Ferragosto ad Atri. Una serie di eventi dal 13 al 15 di agosto che il nostro telegiornale con i bravi operatori Fabio Iannotti, Concezio D'Andrea Matteo e Paolo Di Luca hanno seguito sempre. Si parte allora il 13 con l'arrivo della fiaccola della perdonanza direttamente dal capoluogo abruzzese, prima sosta nel monastero di Santa Chiara per poi, dopo un momento di preghiera, ripartire alla volta della cattedrale in piazza Duomo. A portare la fiaccola un gruppo di tedofori giunti in staffetta. Un altro momento significativo è stato rappresentato dall'apertura dell'antica Fiera Boaria, allestita quest'anno nel Belvedere Romano, un appuntamento importante, un'antica consuetudine della città ducale che da secoli, testimonianze storiche dal 1300, caratterizza la grande fiera dell'Assunta del 15 di agosto. Quest'anno inoltre si è aggiunta anche la fattoria didattica, riservata ai più piccoli, e la rievocazione della Trebbiatura, sempre nel Belvedere Romano di Atri. Anche la Fiera del Boario, molto importante e soprattutto visitato dai bambini che sono felici di vedere tanti animali, soprattutto i turisti. Tutte le manifestazioni stanno ottenendo un grosso successo, ripeto, nonostante il periodo non sia dei migliori e i turisti, ahimè, ce ne sono pochi in giro, però insomma Atri se la cava, credo, in maniera più che egregia, e bravi all'assessorato alla cultura e al turismo, bravi all'amministrazione, bravi soprattutto agli atriani e alle associazioni. E all'associazione Pro Loco soprattutto. Della Pro Loco mi riservavo di ringraziarli per ultimo, perché il loro lavoro non è ancora finito, perché insomma oltre a questa sera bisognerà aspettare anche domani, però veramente bravi, perché con poche risorse hanno approntato una manifestazione veramente impegnativa e importante anche sotto l'aspetto fisico, perché insomma la Fiera del Boario per esempio è una manifestazione molto importante. Domani il 15 la sfilata dei carri dei cori folcloristici è anch'essa molto impegnativa. Bravi a loro, grazie soprattutto, grazie a nome di tutta Atri per il loro impegno assolutamente gratuito, solo ed esclusivamente per la città di Atri e per gli atriani. Molto sentito anche il corteo storico, una sfilata in costumi d'epoca che ha raggiunto la Basilica Cattedrale di Piazza Duomo, dove a seguire c'è stata l'apertura della Porta Santa. Forse non tutti sanno che nel mondo, oltre che a Roma e l'Aquila, anche ad Atri esiste una Porta Santa. Infatti, come ormai da secoli accade, nell'ambito della settimana dedicata all'Assunta, ogni anno a metà agosto si ripete la sacra cerimonia dell'apertura della Porta Santa della Basilica Cattedrale. Dal momento dell'apertura della Porta Santa e per 8 giorni, i fedeli avranno quindi la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria entrando dalla Porta Santa ed uscendo da quella centrale dopo essersi confessati.
Già, proprio l'apertura della Porta Santa viene preceduta da un ampio corteo storico che si conclude dinanzi ad essa. Il vescovo sosta in preghiera, successivamente bussa alla porta e accenna ad aprirla. Dall'interno due ministranti la spalancano, rendendo così possibile l'accesso per la perdonanza. Celestiniana ci ha donato questo regalo che fa sì che Atri sia veramente unica nella storia, vorrei dire in questo caso mondiale. La Chiesa Cattolica ha queste tre porte sante, quindi stiamo in una storia veramente che ci pone al centro dell'attenzione mondiale. Spero che questo evento venga ancor più fatto proprio da tutta Atri, perché veramente è un evento al quale possiamo costruire grandi cose. E dobbiamo sentire sia l'evento religioso in quanto tale, perché comunque sia ci dà veramente ci riempie profondamente l'animo, ma dobbiamo essere anche capaci di traghettare questo dono in un volano turistico che per noi è fondamentale. La Porta Santa merita un discorso a parte. In effetti già l'assessore dell'anno passato, Domenico Felicioni, era propenso a ingrandire questa manifestazione, perché è importante, no? Una Porta Santa nella nostra città è un valore aggiunto che comunque va quantomeno ampliato. Ecco, quest'anno purtroppo il tempo non è stato nostro amico e quindi piovendo la manifestazione è risultata sottotono. L'impegno è stato grande anche per questo avvenimento, avevamo 120 figuranti con manifestazioni di piazza, però purtroppo, che dire, la pioggia ci ha rovinato un pochettino tutto. Però l'impegno del prossimo anno sarà senz'altro maggiore di quest'anno, perché la Porta Santa va rivalutata nella nostra città. Molto visitata anche la Fiera Boaria, che quest'anno ha anche riservato uno spazio, una fattoria didattica. La Fiera Boaria io penso che sia il fiore all'occhiello, no, di tutte le manifestazioni, intanto perché è durata più lungamente degli altri due avvenimenti. L'impegno anche lì è stato veramente grande, grazie a tutti i ragazzi. Adesso io non ricordo i nomi, ma sarebbero da menzionare tutti quanti, che ne so, Mariano, Peppe, hanno prestato la loro opera gratuitamente per montare tutto quello che era poi l'alloggio degli animali. La dottoressa che ha assistito tutti gli animali, la nostra sicuramente veterinaria, la dottoressa Di Palma, e poi l'impegno di tutti anche nella fattoria didattica, che è stato veramente... Abbiamo avuto tanti di quei bambini, abbiamo un libro dove hanno messo a posto delle firme, una cosa veramente straordinaria, mi commuovo, ecco. La festa è proseguita poi il 15 di agosto, giorno della festa di Santa Maria Assunta. Oltre alle funzioni religiose che si sono svolte in cattedrale, la tradizionale sfilata dei carri trainati da buoi, spettacolare manifestazione che ha richiamato anche quest'anno un numeroso pubblico. Le vie del centro storico di Atri si sono animate con la sfilata di numerosi carri allegorici, addobbati e trainati da bianchi buoi di razza locale, con a bordo canterini e musicanti, che hanno rievocato gli antichi fasti della maggiolata di Atri, manifestazione canora di origine campestre che si svolgeva sin dal primo Novecento sotto lo spirito creativo di Antonio Diorio e di Luigi Illuminati, con l'esibizione fino a sera di numerosi cori folcloristici nazionali ed internazionali. Una parola, vedi c'è una parola, come
esposizioni hanno avuto un grande risultato, sia di gente che di attività, quantomeno. Sette carri quest'anno con sette cori. Penso che erano anni ormai che non si faceva più una sfilata di questa portata. Niente, dico che, ripeto, il lavoro è stato immane, molto grande, molti hanno collaborato, anche dei ragazzi dell'Eden Garden, voglio proprio ringraziarli perché questo significa che c'è sensibilità e collaborazione. Io spero che negli anni a venire si possa ricominciare in questo modo come abbiamo fatto quest'anno, perché più gente collabora e meglio è, come si dice, più siamo e meglio siamo. Anche perché all'Eden Garden c'è stato proprio l'aperitivo contadino che poi ha fatto concludere tutta una serie di eventi. Certamente che sì, la Proloco ha prestato un gruppo folcloristico, nel senso che è stato pagato dalla Proloco, ma ai ragazzi gliel'abbiamo donato, tra virgolette, e hanno potuto così organizzare un pomeriggio e anche una serata, a detta di tutti, veramente simpatica. Diciamo che la Proloco, dal mese di giugno che stiamo organizzando soprattutto gli eventi legati all'apertura della Porta Santa, il 15 agosto, quindi con tutto quello che concerne questa organizzazione, dobbiamo veramente ringraziarli di cuore perché hanno profuso un impegno grandioso sotto il punto di vista appunto di volontariato, di sforzo, come dire, mentale e fisico per organizzare il tutto, e speriamo che queste giornate vadano bene, nel senso che come è avvenuto per tutti i mesi estivi, Atri possa soprattutto in queste giornate continuare a popolarsi di turisti, di curiosi, di atriani stessi che anche in quest'estate hanno contribuito in maniera viva a tenere alto il nome di Atri. La città ducale quindi ancora una volta ha vissuto giorni intensi di eventi legati a cultura, religiosità e vecchie tradizioni che, come dire, nonostante i tempi moderni, non hanno proprio nessuna voglia di andare in pensione. Con la presenza del noto giornalista, filosofo e scrittore Marcello Veneziani è partito ad Atri all'Auditorium di Sant'Agostino il primo di una serie di incontri organizzati dalla neonata Associazione Più Abruzzo. L'associazione, ha spiegato Angela De Lauretis, ha l'obiettivo di rivitalizzare lo slancio e la passione della parola, del dialogo, dell'interesse per tutto quello che accade nella collettività a qualsiasi livello. L'associazione nasce proprio dalla volontà di un gruppo di amici che non hanno mai smesso di credere che il senso della comunità, inteso come condivisione, momento di confronto, debba essere preferito all'individualismo e al pessimismo sociale e culturale, che ormai pervade insistentemente ogni manifestazione civile, sociale e culturale. Primo tema affrontato nel corso della serata dal giornalista Marcello Veneziani, il futuro della nostra Italia. Una domanda che sorge spontanea, da un suo punto di vista, che Italia si aspetta? Beh, innanzitutto bisogna sperare che sia l'Italia, cioè nel senso che il dubbio che in questo periodo sta crescendo è che l'Italia sia destinata a perire in qualche modo, cioè a sciogliersi, a perdere la sua sovranità, a perdere la sua dignità. E quindi il primo problema è quello di superare l'idea che l'Italia possa sparire. In secondo luogo, sicuramente le premesse non sono confortanti, però siamo di fronte a un punto di svolta e quindi credo che in ogni caso si debba aspettare la fine di un ciclo e l'inizio di un altro, perché non si può immaginare che il vuoto prevalga per sempre.
E di conseguenza, ecco, il tentativo che si fa, quello che sto facendo anche io, quello di leggere cosa sta accadendo e vedere le potenzialità, diciamo, promettenti in un ambito che non lascia spazio a grandi promesse, e vedere se possono sorgere delle forze, ma soprattutto delle energie, in un paese che sembra oggi rassegnato a un declino. Invece, ecco, sarebbe il caso di riprendere a ragionare del proprio futuro. Attraverso la sua attività, l'Associazione Più Abruzzo, con l'evento di ieri sera, intende partecipare anche alla ricomposizione delle reti culturali e sociali del territorio in cui opera e di quei luoghi che nel passato ne hanno caratterizzato la storia e la cultura, come spiega anche l'assessore Domenico Felicione. L'associazione si chiama Più Abruzzo ed è un'associazione nata appunto con i componenti, sono tutti amici, insomma, che hanno della passata amministrazione e dell'attuale, che appunto vogliono animare il dibattito non solo culturale e politico per aprire appunto una visione più ampia rispetto a quella locale, che appunto non solo la politica ma la cultura a 360 gradi. Ci saranno grandi nomi della politica, del giornalismo, della cultura. Ci saranno altri incontri nel prossimo futuro. Adesso per il momento lo stiamo mettendo a punto, questa sera la serata iniziale con un grande filosofo giornalista che è appunto Marcello Veneziani. Ci sembrava appunto di un modo grande di iniziare questa grande avventura che appunto che l'associazione si prefigge, e affronteremo un tema importante che sarà appunto il futuro dell'Italia. Ci troviamo a un punto cruciale, molto delicato, e con lui questa sera affronteremo appunto quale sarà il futuro del nostro paese. Oggi l'esigenza più insistente è quella di interrogarsi circa il futuro consapevole delle nostre azioni nella pratica quotidiana dell'essere cittadini, scrittori, poeti, politici, genitori, amministratori, professionisti, manager, imprenditori, al fine di partecipare in maniera propositiva e non più semplicemente disfattista e negativa alla costruzione di un futuro che abbia speranze per tutti. Gli obiettivi invece sui quali puntare per un rilancio dell'economia, secondo lei quali sono? Ma io credo che innanzitutto il primo problema sia quello di non risolvere i temi italiani nell'ambito dell'economia, cioè ritenere che la forza del nostro paese non sia e non possa essere l'economia, e non ritenere che il debito sovrano, come oggi si chiama, possa diventare l'unica chiave di lettura per un paese che vuole liberarsi da questo asservimento finanziario. Quindi bisogna ragionare in termini di energie positive che sono di tipo intellettuale, civile, creativo, imprenditoriale, e non soltanto di questioni economiche, di debito finanziario, di derivati tossici, di spread e così via. Riprendere in altri termini una via della dignità e dell'autonomia creativa. L'incontro di ieri sera quindi, insomma, è l'inizio di un lungo percorso alla riscoperta dell'identità civile, articolato in incontri, attività sociali e culturali che vogliono rimettere al centro dell'attenzione le responsabilità e soprattutto il talento dell'essere appunto cittadini.